Sto per arrivare davanti a Palazzo d'Avanzati, esempio di un'abitazione privata fiorentina del Trecento. Passati i tempi duri, l'architettura civile si apre a forme più ariose rispetto alle case-torri e si vogliono manifestare esigenze estetiche che dimostrano l'agiatezza delle famiglie arricchite con i commerci. Le stanze ti dispongono attorno a un cortile centrale, la sala grande o madornale, cioè la sala madre, ha un carattere monumentale, conserva ancora i piombatoi dai quali si poteva gettare sassi, pece, olio bollente su ospiti non graditi. Le sale superiori sono decorate con vivaci affreschi, sopra le camere da letto, la cucina e in alto si apre un'altana quattrocentesca, una terrazza coperta divenuta poi un tipico esempio di architettura, da dove le donne fiorentine potevano ammirare la città dall'alto. Ogni piano, grazie al pozzo e ad una carrucola, ha l'acqua. Ancora più raffinati sono gli agiamenti, cioè i bagni che attraversano intercapedine nel muro lasciavano defluire i liquami fuori dall'abitazione. Sulla facciata arpioni e anelli e campeggia anche lo stemma d'Avanzati.